La collocazione dei dipinti nelle stanze dell'abitazione non è stata casuale. Nelle precedenti puntate abbiamo visto e sottolineato l'alternanza tra il maschile e il femminile, incarnati dai personaggi di Saturno, Giuditta e di Leocadia. Adesso è la volta di un'altra pittura maschile, anche stavolta celebrata nelle sembianze della vecchiaia. Due vecchi, titolo dell'inventario di Brugada, è un quadro che ha ricevuto nomi e interpretazioni diverse, contrastanti. Si è parlato di due eremiti, oppure di due frati, oltre ad altri titoli stravaganti e rilevanti, alle volte anche fuorvianti. Ovviamente, tutti questi nomi influiscono direttamente sull'interpretazione dell'opera, motivo per cui la questione deve essere preliminarmente chiarita. Per adesso, va notato che soltanto una delle due figure è un vecchio in senso stretto. Si tratta del personaggio barbuto. Non è la prima volta che Goya rappresenta uomini barbuti anziani. Un vecchio storpio e barbuto compare nell'album C conservato al Prado, e ci sono personaggi simili negli album E e F, anche se in tutti questi casi, come spesso accade nei disegni, si tratta di storpi e mendicanti. La figura primaria sta al centro della composizione e domina il primo piano. L'uomo è leggermente curvo con un'espressione pensierosa sul viso. La sua lunga barba grigia è incorniciata dalle braccia che poggiano sul bastone di un pastore. Charles Hiriart nel 1867 intitolò il dipinto Due Antichi. Nel catalogo del Prado del 1900 è stato intitolato Due Frati. La soluzione in realtà è agevole e chi ci segue da tempo sa che l'abbiamo già affrontata e spiegata qui sul canale YouTube. Per comprendere il quadro, infatti, è necessaria la conoscenza pregressa della fondamentale serie dei Capricci. Se non l'avete ancora fatto, andate a vedere i video dedicati. Il vecchio in primo piano, caratterizzato dal bastone, indossa abiti poveri, che potrebbero essere quelli di un eremita, un saggio, forse un profeta. Alla dignità di questi si contrappone la deformità di chi gli parla all'orecchio, in un contrasto netto, violento, disturbante. Una fisionomia mostruosa, costruita su lineamenti deformi ed eccessivi, tratti che Goya ha riservato dai tempi di Los Caprichos alle sue rappresentazioni di frati, demoni e creature della notte. La contrapposizione è notevole. L'anziano, che ricorda un filosofo, quasi in una diretta citazione a Velázquez, è un personaggio che mantiene la calma e la lucidità. Può ancora reggersi in piedi da solo, seppur con l'ausilio del bastone. Goya vuol dirci che mantiene forze ed equilibrio, a livello mentale soprattutto, nonostante l'ombra nera che incombe su di lui. La sua espressione non è inorridita, al contrario, non sembra essere particolarmente sorpreso. La creatura deve essergli familiare in qualche misura. In ogni caso, dal suo sguardo spento, traspare una velata tristezza. La sporgenza accentuata della fronte e dell'arcata sopraccigliare, le orecchie allungate appuntite, il naso da maiale, la bocca spalancata, sono tutti tratti che caratterizzano un animalesco essere infernale. Goya ha cambiato la storia dell'arte, ma qui il primo maestro indiscusso prima di lui è stato Michelangelo nel Giudizio Universale. Tuttavia, qui manca totalmente la vena grottesco-satirica. Goya si sta spingendo oltre, discostandosi anche dai capricci. Si tratta di una presenza disturbante, per nulla serena, capace di mettere pressione e inquietudine sulla vittima. L'interpretazione più ovvia potrebbe far leva sulla brevità della vita e prossimità della morte, quasi in una citazione dell'autoritratto col dottore e di Saturno. Sottolineiamo almeno due cose. Il personaggio anziano potrebbe essere Padre Tempo e simboleggiare così la vecchiaia. La creatura mostruosa e caricaturale che urla all'orecchio potrebbe alludere alla sordità di Goya e all'inquietante parallelismo col vecchio proprietario della Quinta del Sordo. È difficile accertare ciò che stia dicendo, il pittore non lascia alcun indizio e rimane volutamente vago. La creatura compie un movimento impossibile con la mascella, ulteriore testimonianza della sua natura ultraterrena. Quindi si proietta sull'uomo in primo piano. Vi è innanzitutto uno spiacevole e non richiesto contatto fisico, la mano sinistra sulla spalla, con le dita sporche intrise di sangue, a voler cingere e trattenere la sua vittima. Tutto ciò serve a Goya per amplificare la tensione. L'anziano signore è ormai disabile, necessita del bastone per reggersi in piedi e non potrebbe mai scappare né sottrarsi alla presa. Coerentemente con la serie, la luce e le tonalità servono ad amplificare la tensione, colori terrosi, grigi, neri e ocra. Concettualmente, un anticipo dell'espressionismo pittorico. Anche questo dipinto era in cattivo stato di conservazione e ha dovuto ricevere importanti lavori di restauro.
In particolare, le fotografie d'epoca ci testimoniano di una grande crepa nell'intonaco in alto a destra. Sembra che Goebbels abbia aggiunto dettagli maggiori sulla fronte, sulla barba e sulle mani dell'anziano signore. Nonostante i segni del restauro siano visibili e la qualità originaria sia stata persa e alterata, fortunatamente il valore e il senso dell'opera sono rimasti intatti. Nel viaggio dentro le pitture nere è sempre importante tenere presente il contesto, quello storico e privato. Abbiamo approfondito entrambi nel primissimo video. Questa volta conoscere le vicende private del pittore risulta ancora più importante. All'epoca dei fatti, Goya aveva oltre 70 anni ed era reduce da una grande quantità di stress fisico e mentale, dopo i violenti e ripetuti attacchi di una malattia non identificata. Un uomo provato, completamente sordo, che ha sentito il sussurro della morte. A questo punto, le vicende private si intrecciano con l'espressione artistica. Accanto al pensatore, viene accostata una figura dichiaratamente caricaturale, dal viso animalesco, una sorta di cadavere. Non il sussurro della morte, ma più un grido fastidioso e angosciante. Intendiamoci, l'allusione alla sordità di Goya è sempre presente, ma questa oscura figura fornisce soprattutto una presenza premonitrice all'interno della composizione, capace di suggerire una connotazione fortemente negativa. Non è un sicario come Giuditta, bensì un messaggero di sventura. Forse la figura animalesca e cadaverica rappresenta una confessione, un commento sulla paura dell'artista nei confronti della follia, un argomento che egli aveva precedentemente esplorato a vario titolo nel corso della sua carriera artistica. Goya ha temuto davvero di perdere completamente il senno, la lucidità e di impazzire. Abbiamo dedicato uno specifico video alla malattia di Goya e ai quadri delle follie. Andatelo a vedere, perché ci servirà anche nel proseguo di questo percorso con le pitture nere. Ed escludere invece che la figura principale rappresenti in senso stretto Cronos, il dio del tempo, improbabile considerando il contesto, la situazione e la presenza della figura secondaria. In ogni caso, il concetto del tempo è ben presente sia nella composizione che nell'intera serie, ed è giusto tenerne conto. Dunque, potremmo interpretare correttamente il quadro come un memento mori. Tuttavia, questa spiegazione da sola non basterebbe. Francisco Goya ha realizzato un capolavoro intimo ed ermeticamente privato. Se voleste dei titoli più appropriati da parte nostra, questi potrebbero essere Il pensatore e il frate oppure La profezia. Occorre soprattutto ascoltare le parole che non vengono dette e armonizzare la composizione con le altre pitture nere. Nel combinato disposto della lettura col suo gemello, rileviamo che questa figura malinconica ben contrasta la giovinezza sognante e seducente della Leocadia, legata però anch'essa a quel mondo di tenebra che il sepolcro evoca. Lo studio tecnico di Carmen Garrido ci consente di sapere che l'artista ha accentuato l'angolo acuto della mostruosa bocca della creatura, introducendo correzioni atte a rafforzare e intensificare l'espressione primitiva. In questo modo, la metamorfosi è completa e i tratti bestiali nell'oscurità divengono un focus capace di attrarre il nostro sguardo. Leonardo e Michelangelo avrebbero certamente apprezzato. Ovviamente, sia nelle pitture nere che nell'intera produzione artistica di Goya, non è la prima volta che assistiamo a queste metamorfosi. Goya acquisì un'abilità unica e inimitabile nella rappresentazione della bestialità più esasperata, sia nelle incisioni che nella pittura. Adesso abbiamo elementi a sufficienza per sciogliere l'enigma. Ma cosa vuol dirci veramente Goya? Vediamo adesso di svelare l'oscura profezia. A differenza delle riverenze esplicite dei capricci, stavolta la metamorfosi dell'essere umano in bestia non aderisce ad orientamenti religiosi o specifici criteri morali. Non è una deviazione, bensì un processo lento ma inesorabile di secolarizzazione, una manifestazione della natura in essere. Questa è la vera natura delle pitture nere, ciò che è già, ciò che diventerà. Se avete prestato attenzione in queste prime puntate, avrete certamente notato che, oltre all'alternanza maschile e femminile, questo processo è caratteristico di tutti i dipinti presenti nella stanza al piano terra. Saturno nel suo cannibalismo, Giuditta nella sua efferata violenza, Leocadia trasfigurata dama della morte, e adesso il frate. Tenetelo a mente per i prossimi dipinti che vedremo più avanti: l'iniziazione alla stregoneria di una ragazza e i pellegrini di Sant'Isidoro. Gli atti di ognuno di questi personaggi producono una trasformazione capace di riportare alla luce ciò che è rimasto nascosto nella vita quotidiana e scavare dentro le tenebre dell'essere. Tale caratteristica, lucida consapevolezza,
rappresenta un carattere tipico dell'intera serie, ed è uno dei motivi per i quali questi dipinti risultano ancora così affascinanti e sempre attuali. Se hai apprezzato il video, ricordati di lasciare un like, condividerlo e di iscriverti al canale per supportare questi contenuti. È anche grazie a te che è possibile realizzarli. Grazie per la visione.